In questo santuario di Plaisano, in Calabria, la devozione a San Biagio è antichissima. Tra i documenti più antichi con i quali noi possiamo avere contatto, si parla sempre di una parrocchia dedicata a San Biagio. Il documento che ricorda proprio la consacrazione risale al 1485, quando il vescovo di Nicotera viene qui a Plaisano per consacrare la chiesa intitolata a San Biagio. La devozione cresce sempre di più e si alimenta proprio dalla devozione delle persone che sono dai paesi vicini. San Biagio viene ricordato e venerato soprattutto per il mal di gola e ogni altro male, ed è una prerogativa che ha a che fare con San Biagio, che però non troviamo solo qui a Plaisano. Il terremoto, passato alla storia come il grande flagello del 1783, segna un po' lo spartiacque di tutto il meridione della Calabria. La popolazione è costretta a spostarsi dal sito che non c'è più. Tra le pochissime cose rimaste e che gli abitanti di Plaisano hanno potuto recuperare è stata proprio questa statua, la statua di San Biagio, una statua di legno di un autore ignoto che risale proprio alla metà, molto probabilmente alla prima metà del 1700. Piano piano la devozione cresce sempre di più. Infatti nel 1956 il vescovo di allora, il vescovo di Mileto, Monsignor Vincenzo De Chiara, lo eleva alla dignità di santuario. Che cosa dicono queste feste ai nostri paesi? Che la fede resta un punto fondamentale e che i santi sono veramente compagni di viaggio. Perché è pur vero che dai santi vorremmo tutto quello che in qualche modo ci sta più a cuore. Però i santi sono importanti perché ci dicono che la vita cristiana è possibile ed è bella, anche se è difficile. E soprattutto ci fanno comprendere che quando ci mettiamo su questa linea, la vita veramente degna di essere vissuta si può vivere in modo diverso. Di attingere da San Biagio questo amore profondo a Cristo che gli è costato la vita. Sono trascorsi esattamente 240 anni e in quest'anno ho voluto fortemente rivivere in un modo più incessante, in un modo anche visivo, portando la statua sul sito dove iniziava il vecchio paese. È la prima volta dopo 240 anni che San Biagio ritorna da dove è partito. Quello che più colpisce il cuore dei tanti devoti è il giorno della festa, il giorno del 3 febbraio di ogni anno, quando la statua viene portata in processione per le vie del paese. Al termine della processione, la statua portata sempre a spalla, sempre da abili portatori, per 3 volte fa il giro della chiesa. Il glorioso San Biagio, il grande San Biagio, si ferma e si inchina, perché dentro quella chiesa c'è il Santo dei Santi, c'è Gesù, c'è la presenza di Dio, c'è la fonte della santità. Si sono accostati al sacramento della confessione e sono ritornati a casa sicuramente rincuorati, chiedendo tutto quello che c'è dentro il proprio cuore al santo, ma facendo crescere soprattutto la fede in Gesù Cristo. Si va da San Biagio per tornare sempre a Gesù Cristo.